Ma che diavolo? Ehi! Ehi, chi va là? Dai, Frank! Sarà un inviato di guerra! Ehi, aspetta! Ma che accidenti? L'obiettivo è vicino! Sono Frank West. Ricorda questo nome perché sono famoso nel mondo. Realizzato questo scudo. Cos'è questa roba? I grandi successi di Frank West? Cos'è successo, Frank? Perché dovrebbero credermi? Perché io sono Frank Cazzo West! E sono un maledetto eroe! Sì, lo so, non è stata la mia migliore intervista! Vai a prendere ciò! Non ne ho bisogno. Ho milioni di fan che sanno che dico la verità. Sì, forse ho esagerato di 5 o 6 zeri. E allora? Spegnete il proiettore, ho visto abbastanza. Datti una mossa, Frank. Ok, sai che c'è? Ti sei divertito abbastanza. Ora posso andare? Il presidente mi deve dare una medaglia, ma nell'avvicinarmi inciampo gli do come un pugno. Sul collo. Sul collo? Sfiga! Hai colpito al collo il presidente con un pugno. Ti diverti a farmi passare da coglione, vero? Perché non fai la giornalista di gossip? Ah, vaffanculo. Oh, scusa, argomento delicato. I giornalisti di gossip ti hanno ucciso i genitori. Dove hai detto che andiamo? Ma che... Senti, lasciami spiegare. Dovevamo andare a giocare a mini golf. Con tutto il rispetto, professore, non posso credere che tu te la sia bevuta. Io amo il mini golf. Sì, ascolta. C'è una base militare segreta. No, ti prego, un'altra stronzata cospiratoria da sito web. Non è una stronzata. Stanno conducendo ricerche scientifiche illegali. Torna indietro. Con cavie umane, torna Frank. Torna subito indietro. Frank! Cazzo, Frank! Quando parlavamo dopo le lezioni, ti ho mai detto di voler tornare a Willamette? Andrà tutto bene. Devi calmarti. Sì, disse lei prima che scoppiasse il finimondo. Ah, mi ripeti sempre che scatto foto atroci con il cellulare. Ed è vero. Quindi, da chi dovrei imparare se non da un fotografo di fama mondiale? Quella è la mia.
Sì, era nel tuo armadietto. Che era chiuso? Non molto bene. Ascolta, la fonte parla di un continuo traffico di cadaveri. Esperimenti sugli umani, ex basi missilistiche. E dai, Frank, come fai a dire di no? No. Frank, è la nostra chance. Ti prego. Va bene, ma guido io. Cosa? No, la macchina è mia. Get out of the way. Get out of the way, old Dan Tucker. You're too late to come for supper. Regole di base. La storia ora è mia. Cosa? Tu sei qui per imparare. 2 minuti fa non era la mia storia. Sei qui per osservare e imparare come un vero giornalista d'inchiesta lavora sul campo. Con solo appunti, fotocamera e palle d'acciaio, ok? Wow. Numero 2. La tua fonte parla di esperimenti illegali su esseri umani, quindi forse c'è della gran merda che non vuoi vedere. Ah, sì? Se succede, tu mantieni la calma. Tu prendi appunti. Io scatto le foto, ricostruiamo la storia e filiamo. Ok. Sei tu a controllare la storia, non il contrario. Capito. Occhi sull'obiettivo, ok? Ok. Se ce la fai, la prossima è tua. Pugno. No. Forza, dammi il pugno. Io... No, non posso. Ce la tiriamo, eh? Va bene. Forza, al lavoro. Vecchiaccio schizzato. Tua fonte ti ha detto come entrare? Sì, c'è una tessera di sicurezza nascosta in una rimessa da qualche parte. E va bene, ormai siamo in ballo. Lì c'è una rimessa. Vado a controllare. Tieni gli occhi aperti. Certo, fidati di me. Trovata. E adesso? Apri una porta qui vicino. Andiamo. Sì, però rallenta, Nancy Drew. Non voglio farmi sparare, ok? Ehi, sta giù! Oh, merda! Che stai facendo? Frank! Oddio mio, l'hai ucciso! Cosa? No, no, sta solo dormendo. Oh, ok... La storia del centro per i servisti non regge. Quei tizi erano armati di tutto punto. E perché portavano quelle maschere? Li ho visti anch'io. Senti, perché non ti calmi? Di qualunque cosa si tratti, giuro che scopriremo la verità. È una promessa. Oh sì, lo sapevo che sei ancora il buon vecchio Frank West. Sta zitta. Scatta qualche foto. Sa come sarà il tempo? Ah sì? Tu dici? Ho già una certa esperienza in materia. Lo sai? Che cazzo ci facciamo ancora qui?
diavolo sta succedendo? Andiamo a scoprirlo. Le telecamere sono spente. Il mio contatto deve averle disattivate. Dice che il benessere è relativo. Prova con quella porta. Io cerco un modo per aiutarti da qui. Gli esemplari ridotto alla fase rossa. Ah, il suo tono non mi tranquillizza. Ho trovato un pannello di controllo. Dovrò aprire tutte le celle per farti uscire. Ci avrei giurato. Sgombriamo una cella per volta. Sei pronto? Sì, sono pronto, più o meno. Esemplari 7A liberati. Merda, merda, merda! Esemplari 7B liberati. Ehi, avresti potuto avvisarmi! Ti ho avvisato! Lasciami andare! Ah, spacco i culi come ai bei tempi. Forse ho trovato qualcosa. Dai un'occhiata lì dentro. Boh, questa non è male. Forza! Così si fa! Come ai vecchi tempi. Aspetta, scendo subito. Vic, ti perdono. Questa storia è molto meglio del minigolf. La sensibilità non è il tuo forte, eh? Sono solo zombie, Vic. Lo so, ma un tempo erano persone. O loro o me. Senti, perché non pensiamo a chiudere questo reportage? Sì, d'accordo. Conta su di me. Bingo! È una specie di laboratorio. Tu prendi appunti. Io penso a scattare foto. Credo che questi apparecchi servano a stimolare le modificazioni cerebrali. Oh, ma senti, anche tu studi medicina? No, sono appassionata di fantascienza. Credo che fossero questi i soggetti delle operazioni. Esiste già un vaccino per lo zombismo. Qual è il punto? Qualunque cosa sia, dai brividi. Zombrex, se vieni morso, questa roba inibisce lo zombismo. Già, ma ormai sono tutti immuni al parassita. Merda, dove hanno trovato questi zombie? Senti, non ci servono tutte le risposte. Dobbiamo solo vendere una storia. Forza, non possiamo restare qui. C'è troppo buio. Attiva il filtro notturno. Il cosa? Oh, ho aggiunto dei nuovi filtri alla tua fotocamera. Dopo che hai finito di borbottare come un pensionato, fai una prova. Ah,
Niente male. Niente di interessante. Sto cercando. Sembra una sala di videosorveglianza. Ok, diamo un'occhiata. Fisicamente non presenta sintomi, è un progresso notevole. Per il resto, niente novità. Perché me lo mostri? Non voglio progressi, voglio sia perfetto. Quello che il cliente si aspetta è... Questo è il genere di progetto che richiede una vita di ricerche. Ora, i progressi che vede sono... Se non rispetta le scadenze, dottoressa, sarà sostituita. La metto insieme agli altri. Conducono esperimenti sugli zombie e li tengono segregati. Ma perché? Per osservarli. Stanno cercando di creare qualcosa. Merda. Frank, fermeremo questi bastardi, vero? Ehi, noi scoviamo la storia, filiamo via e passiamo a riscuotere. Nient'altro. È questo il nostro lavoro. C'è qualcosa che vorresti dire? Come sempre. Merda, serve un codice per entrare. Puoi violare il sistema con l'analizzatore di spettro. Fammi indovinare. È un'altra modifica alla mia fotocamera, vero? Sei un tipo svelto. Me lo dicono tutte le donne. Soggetto 324B21. Puoi cominciare. Un altro fallimento. Chiudete tutto per la notte. Non avevo mai visto uno zombie dare di matto in quel modo. Cristo, Frank, guardala. Sta soffrendo. Già, e il solo modo per procedere è attraversare questa sala. Interessante. Non riusciremo mai a passare finché lei si trova lì. Chi vuole una grigliata? Nessuno? Che cazzo, Frank? Questa roba è atroce. Tu non sai fare altro che scherzare. No, non ci sto. Io ho fotografato e profondamente riflettuto su un sacco di cose. A te non importa niente di queste persone, vero? Sì, risultati di test sul DNA. Ne ha. Hanno tutte la stessa faccia. Già. Una famiglia numerosa, eh? Piantala. C'è qualcosa lì dentro. Se vuoi vedere cosa contiene, prova con l'analizzatore di spettro. Stanno clonando degli esseri umani. Carne da macello per la ricerca sugli zombie. Sono tenuti segregati e usati come cavi. Vic, questa storia ci farà vincere tutti i premi del mondo. Quindi ti prego, per favore, devi restare concentrata finché non saremo fuori di qui. Io non vado da nessuna parte. Voglio radere al suolo questo posto. C'è qualcuno che piange. Vic, abbiamo già quello che ci serve. Andiamo, forza! Vic, fermati! Che stai facendo? Da brividi, eh? Guarda che foto! Oh, sì, è un capolavoro! Forse testano una versione del virus per un'arma biologica. Becco! Cazzo! Che diavolo fai? Non sarà detto! Ricostruiamo la storia e filiamo! Io non potevo! Non me la sentivo! Stai calma, Rick! Ho detto questo! Stai calma, cazzo! Ora siamo in pericolo! Tu volevi abbandonarla! Volevi usarla! Dobbiamo andarcene da qui, lo capisci o no? Per le tue foto! Le tue stupide foto! Io sono un reporter, Vic! Il mio lavoro è raccontare! E se tu non ci riesci, se non riesci a non farti coinvolgere, ti consiglio di mollare e andartene! Oh, merda! Vai!
andarmene da qui. Merda, lì dentro non durerò. Ho 5 secondi. Forse qui in giro c'è qualcosa che posso usare. Oh sì, adesso si ragiona. Figlio di puttana! Così! Sono troppo di mezza età per questa merda. Porca vacca. E questi saranno i comandi del cancello. Sembra ci voglia un altro codice. Ok, testa di cazzo. Abbiamo un intruso. Passo per la base, quindi ci conviene risolvere il problema se non vogliamo deludere il comandante. Bocca chiusa, nervi saldi e al lavoro, chiaro? Signor Sissi. Sì, signore. Cosa? Che sta succedendo? Uccideteli! Uccideteli! Guarda lì, chiedo scusa. Ho sparito sia all'auto. Ma che... No! No! Vic! 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 Oh, merda! 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 Oh, merda, merda, merda! Thank you.
Frank West? Sono in arresto? Forse. Tendente al sì? Beh, dipende. Da? Quanto bene collabori? Allora, merda, non è mai stato il mio forte. Io, beh, comincio a sentire caldo qui dentro. Forse un po' d'aria. Speravo davvero funzionasse. Ok, pare io abbia un po' di tempo libero. Di che vuoi parlare? Ah, so già chi sei. Colonnello Brad Park, comandante della ZDC. Sono aggiornato sugli zombie, grazie mille. Ma certo. Quindi sai anche che la ZDC nasce per rispondere alle emergenze zombie in America? Sì, e per confinare o zittire chiunque sappia la verità. Come vedi, sono informatissimo. È esplosa ancora a Willamette. Che cosa? L'epidemia. I notiziari non ne hanno parlato. Da quanto va avanti? Quasi 6 settimane. Ah sì? È dura zittire un'intera città così a lungo. Non per loro. Loro? Il Pentagono. Oh merda. Che hai visto laggiù? Sai cosa ho visto? Nessuno lo sa, Frank. Se l'ho scoperto è solo perché qualcuno ha sbagliato e mi ha passato un rapporto segreto. Il centro addestramento per i servisti? Che io sappia, non c'è nessuno a distanza in quella base. Tutte le comunicazioni con la città sono interrotte. E non aggiornano le foto satellitari da 4 mesi. Stanno insabbiando tutto. Ma questo è niente in confronto al più grande dei misteri. Tu, Frank West, insegni in una cazzo di scuola serale. E non sei 2 passi avanti a me in questa storia. Ho smesso. Hai smesso? Sì, ho smesso. Tu sai a quante epidemie ho assistito, quante inchieste ho fatto e chi mi ha ringraziato? Eh? Nessuno. Mai un grazie, né un fiore. Solo una cazzo di rubrica piena di morti. National Headliner Award 2006. Hai raccontato la prima epidemia zombie in America. Hai fotografato tutto. Hai ricevuto medaglie, titoli, lauree. Honoris causa, ovvio. Sì, ma andiamo al punto. 3 settimane dopo ho affermato che il Pentagono e il governo americano erano coinvolti in quella storia e mi hanno distrutto! Perché allora non avevi abbastanza prove. Vieni con me a Willamette. Sveliamo le loro stronzate. E tu vai fino in fondo stavolta. Frank, in gioco c'è molto di più di una singola città. No. Ho smesso. Chiunque dia la notizia può guadagnare un sacco. E forse riconquistare qualcosa. Anche se mi sorprende che un dilettante ti abbia battuto sul tempo. Di che cazzo parli? È una delle tue allieve, no? Oh. Dovresti... Ops. Vic. Hai messo insieme uno squadrone. Siamo vicini a Willamette. Mandate subito una squadra. Prendeteli tutti, vivi o morti.